Siamo nell'azienda agricola San Felice, che è proprietà del gruppo Allianz, che ha tre tenute: quella dove siamo adesso, che è Castelnuovo Bernardenga, dove si produce prevalentemente Chianti Classico ed è anche la parte più estesa per i suoi 150 ettari di vigneto, poi Montalcino con la fattoria di Campo Giovanni e di recente acquisizione anche Bolgherin con Bellaia. San Felice crede da diverso tempo ormai nella sostenibilità in tutti e tre quelli che sono i suoi aspetti, quindi sia sostenibilità economica, sia sostenibilità sociale, sia sostenibilità ambientale. Nell'ambito della sostenibilità ambientale ormai da tempo vengono pianificate alcune tecniche agronomiche, alcune scelte proprio di campo nell'ottica della sostenibilità appunto. Il concetto di sostenibilità, dal mio punto di vista, è in agricoltura in particolare fare esattamente ciò che serve, quindi evitare gli sprechi e anche evitare di trovarsi impreparati in situazioni di rischio, come possono essere eventuali infezioni da patogeni nel vigneto. Il modello previsionale, quindi basandosi su dei protocolli e delle elaborazioni di dati meteorologici, danno al tecnico tutte quelle informazioni necessarie per capire qual è lo stato di rischio di un'infezione di un vigneto. Quindi non si sostituiscono all'agronomo, ma dicono all'agronomo: se da qui a tre giorni su per giù, in base al mio livello di copertura e in base a quelle che sono i rischi di una precipitazione, se devo entrare a coprire e mettere in protezione il vigneto o meno. Questo è un supporto straordinario, per non dire fondamentale, soprattutto per evitare che un'infezione entri nel vigneto e quindi l'azienda, l'operatore, il tecnico si trovi costretto poi a dover rincorrere delle infezioni per doverle bloccare. L'azienda fa ricorso a questi modelli previsionali per basarsi sulle strategie di difesa già dal 2015. E dal 2021 siamo entrati nella piattaforma di AgriGenius Pro. Rocca delle Macie appartiene alla famiglia Zingarelli dal 1973, è un'azienda nel cuore del Chianti Classico in provincia di Siena, conta 170 ettari di vigneto specializzato e oggi produce vini di territorio, un'espressione di Sangiovese che punta sempre all'eccellenza, con parcellizzazione molto accurata di ogni singola vigna per ottenere il massimo della qualità. L'approccio della difesa fitosanitaria di Rocca delle Macie è sempre stata molto attenta all'ambiente. Infatti, fin dagli anni 90 ha seguito dei protocolli di viticoltura integrata. Oggi la famiglia Zingarelli ha creduto al progetto di agricoltura biologica e quindi fin dal 2022 abbiamo iniziato il processo di conversione. Rocca delle Macie ha sempre creduto in un approccio sostenibile in viticoltura, infatti l'utilizzo di sistemi di supporto sulle decisioni sono fin dal 2015 utilizzate e ci consentono di fare trattamenti nel momento più opportuno. Utilizzo il sistema AgriGenius Go perché è molto facile da utilizzare, sempre fruibile dal mio smartphone e mi aiuta nelle scelte importanti sulla strategia fitosanitaria in qualsiasi momento, anche quando non sono al lavoro. AgriGenius Vite è un modello di supporto alle decisioni di BASF. Fondamentalmente BASF ha pensato a due prodotti, l'AgriGenius Vite Pro, che si aggancia per la ricezione dei dati ad una centralina, e l'AgriGenius Vite Go, che si può agganciare sia ad una centralina sia a un punto virtuale legato al satellite e al meteoradar. Questo ci permette di avere due interfacce, una più completa, l'AgriGenius Pro, scaricabile su un computer, e l'altra, l'AgriGenius Vite Go, invece scaricabile sul cellulare con un'app
molto più facile da consultare. Le due versioni si possono interconnettere, quindi si possono creare delle reti e cucire in base alle esigenze dell'azienda le varie situazioni. Queste sono reti importanti che possono essere utilizzate sia da grandi aziende, sia da cantine sociali, sia da consorzi di tutela, sia anche da consulenti che vogliono a remoto vedere quello che fanno i loro associati. Il sistema Agrigenius permette all'interno di un vigneto di capire cosa può succedere nei 7 giorni successivi. Quali sono le malattie e gli insetti che va a prevedere? Fondamentalmente la peronospora, divisa in primaria e in secondaria, l'oidio, diviso per ascospori e infezioni conidiche, la botrite e il black rot tra i funghi. Inoltre tra gli insetti ci permette di vedere i cicli del Planococcus, quindi le cocciniglie, la tignoletta della vite e anche lo Scaphoideus. Agrigenius è l'unico sistema di supporto decisionale che ha in sé il modello dello Scaphoideus titanus. Lo Scaphoideus è l'insetto vettore della flavescenza dorata che sta diventando un vero problema nei nostri vigneti. Come ragiona il modello? Ragiona sulle temperature. Riesce a capire l'andamento degli stadi larvali dell'insetto e io, operatore, ho una settimana di tempo per capire come intervenire con i pochi insetticidi che ho a disposizione. Questo mi permette di lavorare sugli stadi giovanili, quando le larve sono piccole, quando gli insetti sono più attaccabili. Quindi sempre in maniera preventiva. Quindi, ecco, Agrigenius Vitae alla fine è un complesso molto importante che aiuta il viticoltore e praticamente è un modo concreto di definire la parola sostenibilità.